che fai tu, d'accordo? Beh, penso che funzionerà a livello locale, eccetera, ma qual è il rapporto tra quella comunità locale e diciamo il mondo grande che non ragiona negli stessi termini, cioè lì ci vuole, per questo io vedo sempre una questione di potere in questo, insomma, o si riesce a intaccare il potere della grande cosa, no, o se no abbiamo... è fatta anche di tanti piccoli, sì, lo so, o se no restiamo sempre a livello di nicchia, qualche... questo voglio no, dire, beh, può essere diverso. Cioè, scusate, forse io non sono molto esperta di questa cosa, però forse varrebbe la pena di andare a vedere in senso pratico dove questi esperimenti si stanno già avvenendo, quali territori, con quali persone e con i piccoli risultati che possono aver ottenuto. Infatti volevo fare anche io questa domanda sugli shekel, che io anche li ho visti, perché sono carta stampata, però non ho capito bene, vengono usati, hanno avuto un'evoluzione oppure... si sono fermati, li dovresti usare in qualche azienda agricola biologica come scambio per prodotti agricoli, quindi di base, diciamo. Non conosco la storia, però le ho visti solo così. È ben certo, sì. Allora devo dire, io ho concentrato in pochissimo tempo un sacco di questioni, però io ad esempio ho sempre preso distanza da quegli esperimenti là perché sono troppo ridotti, sono troppo limitati, hanno degli effetti molto limitati. Soprattutto c'è, cioè, non solo qui in Italia che dice un ambiente sfavorevole, ma anche all'estero, sono legati a delle persone singole. Sparite quelle persone lì perché divecchiano, litigano, sparisce anche il sistema di... Cioè non c'è una rete più ampia, non ci sono... tratta da quelle che sono determinate mie... Però tu puoi spendere anche per comprare un chilo di zucchine biologiche, per comprare un chilo al limite, perché è un metodo di scambio come tutti gli altri, solo che si basa su una convenzione che tu, ogni singolo individuo, stabilisce un prezzo in termini di unità di conto di lavoro. Poi il mercato, perché dicevo che c'è un mercato, non è un mercato di tipo capitalistico, ma è un insieme di reti, di relazioni, stabilisce come... i prezzi giusti, perché uno può fare un prezzo o tu dove, c'è la stessa autonomia, solo che non ci sono più le concentrazioni, le rendite di posizione di base solo sul tuo lavoro e quindi il sistema di credito funziona a tutti gli effetti come un sistema monetario, ma non è un sistema monetario. Uno degli esempi qua italiani del fallimento di queste cose qua è che i sistemi monetari alternativi non vengono tollerati dalla banca oppure dal sistema finanziario. Infatti noi avevamo partecipato con Beniamino all'esperimento dell'Eco Spromonte che aveva sviluppato Tonino Perna all'inizio dei primi anni del 2000, è stato chiuso dalla polizia, la Banca d'Italia che rimborsa, eccetera eccetera, quello è un grosso nodo, difficile affrontare in Italia. L'hanno affrontato con i shekel, perché il shekel non è nessuna moneta, è un buono sconto, è un buono sconto come quelli che circolano ormai miliardi, e Dieter, che è il fondatore delle monete alternative, dice che l'aveva già individuato molti anni fa, che la moneta per eccellenza, a suo avviso, complementare sono i coupon aerei che ti danno i compagni di viaggio, tanto più voli, tanto ti danno. Lo shekel è una cosa del genere, non è una moneta. Io che mi occupo di decrescita, è una cosa che stimola la crescita nel momento in cui ha bisogno, se non è fatta bene, controllata dalla forza costruita. Quella di Tony Snow è una comunità ereditata, acquisita, trasmessa per sangue, non era democratica in quel senso. Oggi è impossibile una forma del genere. Oggi la comunità viene costruita in maniera consapevole sulla base di un progetto. Quali sono gli elementi che distinguono la comunità dalla società? Sono la materialità, il radicarsi su un territorio, l'avere dei vincoli etici, il tenere dei legami che hanno un fondamento in relazione alle pratiche che vivi, il tipo di pratica economica. In una società non c'è nulla, niente, tutto questo, sono individui astratti che si legano tra di loro sulla base di interesse quando va bene, ma che tipo di interesse non si sa neanche, che hanno dei diritti universali, che ormai a parte che adesso vengono anche messi in discussione, ma che sono del tutto astratti, arrivano anche a certe operazioni, qua non entro in polemica, perché entro in polemica con molti di sinistra, che applicano lo stesso liberismo ai diritti e alle relazioni, e anche il rapporto tra i piccoli. Qua adesso voglio dire una bestemmia che scatenerà chissà che ire. Io l'adozione dei bambini da parte di coppie che siano homo, di un tipo là, non l'accetto, secondo me è un andare contro, perché non è un problema di limiti. Se un piccolo cresce, ha bisogno, si presume, perché la natura ha fatto così, di relazioni con la parte femminile e con la parte maschile,
stabilire che per diritti universali astratti tutti gli uomini sono uguali porta a certe cose che non sono belle. Però, io qua non ti fermo di censura perché sennò si apre una questo dal suo intervento che considero sicuramente interessantissimo. Io ho altri tipi di analisi in mano, no? Che mi dicono per esempio il contrario. Il concetto di comunità è un concetto molto diverso rispetto a 100, 200, 1000 anni fa. Ma anche il concetto di comunità come relazione è sostanzialmente diverso. Ciò che ci aspetterà in futuro sarà drammatico, perché, cito una parola ormai abusata, la globalizzazione non ha ancora prodotto gli effetti devastanti che deve produrre. Anche se un popolo maoista ha abbracciato il capitalismo più sfrenato, come in Cina, insomma, è un fenomeno che dobbiamo sul quale va con una cultura, è una tradizione che non appare nel mondo, che non appare nel mondo. Sono usciti 50 anni fa, 70 anni fa, da un'economia feudale, dove il senso della comunità esisteva, e sono quello che sono adesso. Anche questi sono elementi di riflessione. Ciò nonostante, voglio dire che il tuo discorso è un discorso interessantissimo, dal mio punto di vista, se legato ai problemi delle democrazie locali. Allora, credo che il tuo discorso non possa esistere se non esiste una base di democrazia locale. E qui apro il discorso che avevi aperto tu sui problemi culturali. Sui problemi culturali. Va bene, insomma, ci sono luoghi comuni, siamo individuali, l'aveva detto. Correnti interpretative della storia del denaro. Quella che sta prevalendo adesso è che il denaro non è sorto dal baratto, ma è sorto come istituzione pubblica. Le prime monete sono state trovate come mezzo di pagamento di soldati. Erano un sistema di credito dilazionato nel tempo, tu partecipavi, perdevi tutti i tuoi raccolti, ti mettevi in gioco, stavi a molto tempo, quando tornavi c'era questi titoli di credito che ti venivano dati per sostenere, questo cambia tutto. Attualmente però una visione del genere, del denaro, che ha perso la sua sostanza di valore, la moneta, il denaro, i marchi, il denaro è ancora merce, vale come denaro in quanto c'è un sottostante che è l'oro. Sostanza di valore. La moneta cos'è? È un'altra roba ancora, è un segno che cambia in base alle relazioni di mercato, è una roba mercantile, infatti questo è poi viene giudicata nel. Scusa, non è una forma, cioè un elemento di potere, cioè io, certo io non posso emettere. È concentrazione di potere, ma da tanti punti di vista, è potere di disposizione della singola banconota in quanto nelle abitudini, nelle pratiche vale come potere di disposizione. Pesa te il potere di disposizione che ti dà sui corpi, sulla terra, su tutto, è un potere di disposizione. E in più si basa su un altro potere, il potere di emissione o di coniazione, che è quello garantito dallo Stato. Una volta non è più così, le cose sono cambiate in questi 30 anni in maniera fondamentale. E devo dire, anticipando le cose, che il sistema finanziario sta scavando e ha scavato la sua fossa. E adesso vi dico anche perché non è una liberazione. Si riesce a capire in maniera abbastanza semplice. Dagli anni 70-72, quando hanno abbandonato la base aurea, si sono messi anche a sviluppare il sistema finanziario e a creare la moneta fittizia, debito, credito, come la chiamano, sganciata dal denaro. Ne hanno emesso un casino. Attualmente, sì, sganciata da loro, scusa, la base aurea. Attualmente, lo sappiamo tutti, sono dati, il volume dei derivati, che poi è denaro, anche se in forma solamente simbolica, elettronica, è di 10 volte, poi 13, sta diventando 15 volte il PIL globale, sì, solo il volume dei derivati. Allora, l'emissione del denaro della banca centrale corrisponde al 3% del montante totale,
il 97% del denaro circolante oggi è emesso dal sistema bancario e soprattutto dal sistema finanziario. Addirittura non è che più un sistema di crediti e debiti, quello lo fa la banca, in parte minoritaria, è un sistema di crediti o debiti tra agenti finanziari e di scommessa sul futuro. È una cosa insostenibile, perché ormai lo sappiamo tutti, è una cosa... Allora, gli stati hanno concesso a questi signori il potere di emettere moneta, che è un'istituzione pubblica, nazionale, ogni nazione ha la sua, in maniera indiscriminata, incontrollata. Sti qua l'hanno fatto in maniera da scemi perfino, il sistema esploderà, deve esplodere, ogni tanto esplode. E allora cosa vuol dire? Che tu hai un'istituzione, ci sono un sacco di contraddizioni tra l'altro, che dovrebbe essere pubblica, ma infatti non è più pubblica. Viene costruita sul sistema finanziario. Sti qua, attraverso l'emissione di questa, hanno una serie di ricadute, determinano una serie di ricadute terribili sulla nostra vita quotidiana. Il tema dell'aumento dei tassi di interesse anche in condizioni di crisi è uno di quelli. Loro fanno aumentare i costi delle cose in maniera ciclica, con le quote speculative, delle case ad esempio, li fanno aumentare in maniera esponenziale. Le case sono aumentate di 100, sai che te lo scuso che ti facevo ormai da 20 anni, ogni bolla aumenta di casino, le volte sono sgonfiate, hanno aumentato un po' meno, però lo vai a vedere nel rapporto tra case, ci sono dei senza entrare in particolare, dei costi pesantissimi, la collettività li sostiene tutti sulle sue spalle, i vantaggi ce li hanno solo loro, i profitti, e tu paghi. È una situazione insostenibile, non può andare. Soprattutto la cosa, il denaro non è più di qualcosa che ha un valore, è un sistema di credito. Allora, se è un puro sistema di credito, perché devo continuare a pagare interessi al sistema finanziario? Quale? È un sistema di credito che viene garantito dall'autorità statuale. L'autorità statuale continua a garantire il valore del sistema di crediti in termini di politiche monetarie, in termini di sacrifici, in termini di politiche austerità, eccetera, eccetera, cercando di mantenere un valore a questo cavolo di sistema monetario, ormai non è più nessuno, sti qua continuano a... è una roba che non può reggere, regge solo su ignoranza, scusa, perché noi queste robe qua magari le sentiamo fare per la prima volta, ma siccome ci sono delle persone che stanno scrivendo ormai da anni, prima o dopo la cosa si deve sgonfiare, perché ormai... Allora ti dico, te il sistema finanziario non è più oro, non è più una sostanza scarsa, una volta si faceva pagare i tassi di interesse perché la sostanza era scarsa, non si tratta più di quello. Allora perché paghi dei tassi di interesse sul sistema di credito che è garantito dallo Stato? Dovrebbe essere lo Stato a riscuotere gli interessi. Ecco perché il sistema di crediti locali, senza interessi, è l'elemento che smonta tutto. E quando la gente vede che può prendere a prestito rispetto alla comunità, rispetto agli altri, a tasso zero, il sistema ha la vita corta, sai, mi diceva Maschi, i dati strutturali, nessuno li ha forza, sarà questione di 20-30 anni, il sistema ha la vita corta, sparisce, implode, per la semplice ragione che il titolo di credito viene garantito e costruito dalla comunità su diversi piani. Allora, che ci siano più sistemi, perché ormai si sono resi conto che la custodia non funziona più, che ci siano più sistemi monetari, complementari, locali, lo ha detto la Banca Mondiale, che ormai il sistema così come non è più sostenibile, bisogna essere compensato, viene compensato con il sistema di credito locale. Però questa è l'obiezione. Io devo fare una domanda generale. Mi pare che ci siano tre livelli di discussione che si fanno contemporaneamente, ma disordinatamente, nel senso che a me non pare che, mi pare esattamente di mettere il carro davanti ai buoi, parlare di moneta, quando non è vero che esiste uno spirito comunitario diffuso e non è vero che esiste una democrazia nel nostro paese. Allora, la domanda è questa, è vero che questo sistema produce democrazia? Produce spirito comunitario oppure dobbiamo prima costruire uno spirito comunitario, eccetera. Alcuni esempi. Perché non esiste la democrazia in Italia e perché i partiti di sinistra hanno distrutto comunità? Perché oggi la democrazia è basata non sulla rappresentanza, siamo dietro a questo, ma sulla tecnologia, cioè la tecnologia del governo. Tutti i sistemi elettorali, per esempio, non so, il PD ha avuto il 30% dei voti, ma il 60% dei deputati. Perché non è più
che i nostri rappresentanti ci rappresentano, è una tecnologia di governo. E i partiti di sinistra hanno una gravissima responsabilità perché hanno distrutto il sistema comunitario che avevano costruito, le sezioni, per esempio, i luoghi di discussione. Quindi mi pare un po' utopistico questo. C'è un esempio storico in Italia. Chi è che ha parlato di queste cose? Anche tra l'altro sulla moneta. Io ricordo un opuscolo uscito nel 1945 che si chiama Aziende Autonome Socialiste, che è esattamente una discussione di queste cose. Un opuscolo stupendo che si potrebbe fotocopiare e far circolare. Il Partito d'Azione, Giustizia e Libertà, Rosselli, non per niente era molto legato agli anarchici, ma la idea era una rappresentanza di base che controllasse i suoi cosiddetti rappresentanti. Il Partito d'Azione, come è noto, è morto tragicamente, e credo che quello che a proposito del fatto che siamo un paese cattolico, ma non voglio aprire questo problema, è fondamentale. Da noi il sistema istituzionale non ha sacralità. In altri paesi le istituzioni sono sacre, nei paesi cattolici non sono sacre. Non è un caso che tutti i paesi cattolici hanno avuto una dittatura nel corso del XX secolo. Tutti, perfino Costa Rica. E questo rappresenta qualcosa, nel senso che per noi le istituzioni non sono sacre, perché i cattolici pretendono il monopolio del sacro. Ora, io credo che il problema è molto a monte, io non ho nessuna speranza di distruggere il papato, però penso francamente che dovremmo esaminare perché il nostro sistema è assolutamente disponibile a dissolvere qualunque forma comunitaria e a accettare la distruzione della rappresentatività. Ma se le cose sono così, se le cose sono così, la domanda è questa. Allora, perché partire dalla moneta? Io ho vissuto degli esempi di disparizione della moneta. Per esempio, una volta ero a Tucumán quando il peso non valeva niente, ho pagato con 10 dollari un taxista, lui mi ha preso un foglietto di carta, ha scritto 7 dollari di sconto. Ho detto, ma scusi, questo non vale. E dice, sì, qui a Tucumán, sono andato in un caffè, ho comprato un caffè, mi hanno dato il resto, tutto, perché la moneta non esisteva più. Cioè, abbiamo avuto moltissimi esempi recenti, anche di recente in Grecia molte aree, per esempio Creta, hanno creato delle comunità locali monetarie. Però il vero problema mi pare a monte, mi pare perché in Italia non è possibile costruire uno spirito comunitario e perché i partiti di sinistra hanno accettato la distruzione dell'unica cosa che si contrapponeva alle parrocchie, le sezioni. E questo mi pare a monte e non a valle. Mi prenoto per Giovanni. In realtà c'è un dato, secondo me, storico, che appartiene alla storia italiana, tedesca, eccetera, che si chiama mutualismo. Le banche popolari, le Raiffeisen Bank, eccetera, sono esattamente la dimostrazione che si crea capitale sociale attraverso un certo uso dello strumento finanziario, dell'intermediazione finanziaria, senza arrivare necessariamente alla moneta. Infatti io non penso che bisogna ragionare di moneta, perché è fuorviante. Ragionare in termini di relazione creditizia. Che la relazione di credito sostanzialmente apre al lavoro, alla produzione di beni e servizi. Che cosa fanno? Un esempio tedesco. No, da un esempio italiano. Le banche popolari sono italiane. Le banche di credito cooperativo sono italiane. All'inizio che cosa fanno? Di fronte a una circolazione che è sostanzialmente cristallizzata e che impedisce ai contadini piuttosto che agli artigiani in Italia, no? Anche qui, voglio dire, una delle prime banche fu, un posto del Padovano, alla fine dell'Ottocento. E qui sostanzialmente quello che accade, di fronte al fatto che il sistema bancario era piccolo e sclerotizzato, che è lo stesso che poi trovi, voglio dire, in mezzo mondo, vai in Africa, hai lo stesso tipo di problema, la Grameen Bank in Bangladesh nasce sullo stesso tipo di problematiche e di bisogno, c'è una risposta, che è una risposta popolare, di organizzazione, di relazioni comunitarie, di gente che si riconosce appartenente allo stesso luogo, che usa gli stessi codici e che condivide un sistema valoriale, per cui la fiducia esiste e la fiducia si trasforma in capitale economico, cioè capitale sociale che si trasforma in capitale economico e che è in grado di rafforzare e di creare nuovo capitale sociale, cioè un circuito virtuoso.
ed è quello che è accaduto esattamente come risoluzione del problema, perché questo è diventato uno strumento, una leva potentissima in tutto quello che riguarda lo sviluppo rurale e lo sviluppo artigianale di moltissimi territori italiani. Cioè non è soltanto un fatto di, no? Allora, perché questa cosa a un certo punto poi si perde? Si perde perché questa cosa, nella relazione con il mercato, la dimensione fiduciaria appare come non funzionale, e quindi alla fiducia si sostituiscono sistemi patrimoniali di garanzia, per cui conta la patrimonializzazione e non conta più la relazione fiduciaria. E quindi c'è lo sganciamento. Le banche di credito cooperativo, le banche popolari, perdono la loro mission, si dice, originaria, e diventano delle banche come tutte le altre. Questo è un dibattito che oggi c'è in Italia, anche all'interno delle BCC, per esempio, di tutta la rete delle BCC. Allora, questo per dire che secondo me il tema della risposta, la finanza può creare comunità, io rispondo sì. È evidente che le forme di innovazione, per cui oggi, voglio dire, le regole e le modalità sono completamente diverse dall'artigiano, dal contadino, dalla fine dell'Ottocento. Però su questo c'è molto da lavorare. La questione vera che io vedo come grossa difficoltà è proprio anche quella delle regole invece, perché i sistemi di intermediazione finanziaria, che sono appunto prerogativa dello Stato, cioè dell'autorità che esercita violenza e dominio, decide che questa cosa non è più possibile. Cioè, se noi oggi decidiamo di mettersi assieme, non è possibile. Il testo unico bancario italiano dice che le uniche cose che sono riconosciute, oltre alle banche, oltre alle cooperative finanziarie mutualistiche e oltre alle istituzioni finanziarie non bancarie, che richiedono quindi capitale e patrimonio, vengono riconosciuti dei fossili, che sono appunto le strutture mutualistiche tradizionali, che però siccome sono cassapeotro, però sono irrilevanti, e solo quelli che già esistono, tu non ne puoi creare di nuove. Allora significa che se noi oggi decidiamo di costruire una piccola comunità finanziaria qui, siamo fuori dalla legge, siamo illegali. E questo non è soltanto il problema, possiamo accettare di stare in illegalità, ma stiamo in una legalità che è una rottura di patto sociale. Allora sì, lì c'è un problema grosso nel rapporto tra comunità, società e Stato. Mi puoi dare però la parola un attimo per sì, prego. Quello che tu dici? Sì. Cioè, mi dispiace che è interessantissimo. Dai, ci rivediamo. Continueremo, no? Ci rivediamo. Certo. Le cose da dire. Lui mi deve dire praticamente cosa vuol fare, no? Guarda sul documento, l'ha buttato là, però scrivi, dice cosa fa. È un po' difficile. Perché è molto concentrato, poi si può spiegare tutto, ma è concentrato. Lì si dice gruppi di lavoro e ampliare, non fondamenti, ma fondamenti è fondamenti, poi ampliare e entrare in contatto. Sui bilanci partecipati, sul controllo dell'urbanismo. Scusa, facciamo questo livello adesso che in qualche modo è di condivisione di una serie di elementi, no? Dopodiché passiamo, ci credo comunque ti mandiamo buonasera. L'esempio che tu dai, anche la banca islamica di oggi cerca alcune cose relative a questo, l'esempio, ma dovrebbe essere l'esempio delle banche cooperative, spesso cattoliche, si riferivano al mondo contadino, cioè effettivamente hanno una lunga tradizione anche di letteratura economica. Penso a Chayanov, che sosteneva che il mondo contadino ha una logica diversa dal mondo capitalista, infatti Stalin l'ha mandato a Siberia e l'ha ammazzato. Allora, il problema è esattamente questo, che non siamo a un livello in cui possono rinascere delle cose perché è il tessuto che è cambiato, cioè il tessuto del mondo contadino ammetteva questo perché c'era una prevalenza di valore di uso sul valore di scambio, che è scomparsa, e essendo scomparsa, costruire comunità sull'idea del rilancio del valore di uso mi sembra sensato, ma è legato a molte esperienze che si fanno, il chilometro zero, queste cose qua, però è il problema fondamentale, è la comunità che va ricostruita, e non credo che possa rinascere in un mondo che ha perduto i valori di una società contadina, per esempio. Io non ti dico, non do una risposta, cioè se noi potremmo andare avanti molto su questo. Io dico però che la logica
dei meccanismi di squilibrio per cui tu di fronte a un bisogno si riattivano delle dinamiche, questa è la situazione in cui siamo oggi. Cioè tu hai la grande pipeline della finanza mainstream, che è come stare in Nigeria e vederti passare tutto il petrolio che va verso il nord, e tu sei ancora lì col pezzettino di legno a farti il fuoco, no? Perché siamo a questo livello qui oggi, cioè i livelli di grandissima escrescenza finanziaria che descriveva prima Maurizio, sta accanto al fatto che si è creato un meccanismo per cui c'è un pezzo di mondo che è crescente, e non dei bengalesi o degli indiani, di persone che stanno nella nostra prossimità, che sono esclusi, finanziariamente esclusi, tagliati fuori da un pezzo dell'appartenenza al patto sociale. Di fronte a questa esclusione c'è un meccanismo di reazione, per cui siccome l'esclusione si traduce in mancanza di potere d'acquisto e mancanza quindi di accesso a condizioni di vita, si possono a mio avviso riattivare dei meccanismi. Allora, come si riattivano? Sicuramente non sono come quelli di prima. Però non è solo vero che era solo l'economia contadina, perché per esempio tutta l'economia artigianale, per esempio, ma pensa anche recentemente, come nascono i confidi, i fidi di garanzia, eccetera. Esattamente così, gruppi di artigiani, ma anche le piccole imprese, voglio dire, la Riviera del Brenta, che si mettevano assieme di fronte a problemi di accesso al credito, cioè quindi ad esclusione finanziaria, e che attraverso il fatto che si conoscevano, che la loro relazione fiduciaria faceva sì che io sapevo che tu eri una persona brava, competente, perché era un bravo scarparo, ed eri anche uno onorato, uno che cui ci si poteva fidare, ecco che io mettevo in gioco il poco di capitale economico della comunità per presentarti a una banca e garantire a tuo nome. E un fondo di garanzia è esattamente gestire fiducia, gestire informazioni. Allora, questa cosa ha funzionato invece, per esempio, come leva importante in un pezzo del paese, perché industriale dopo guerra, certo è stata la grande industria, è stato il triangolo industriale, sono state le tre grandi banche nazionali, ma è stata anche la rete delle banche territoriali. E non si spiega se no cos'è stata anche la grande reazione di flessibilità degli anni 70 dal punto di vista della risposta alla crisi petrolifera e alla crisi della grande industria. Cioè il famoso metà mezzadro, e quello che va poi, che costruisce nel bene e nel male, dal punto di vista anche dello sviluppo, per esempio, del Veneto, si fonda su sistemi di finanziari che vengono costruiti su queste basi. Però ecco, il problema è capire oggi cosa accade sì, sono sicuramente molto diversi, però il discorso è il meccanismo dello squilibrio e la reazione capitale economico, capitale finanziario, capitale sociale, secondo me è quella roba lì che va studiata. Capire quanto attraverso poco capitale sociale e poco capitale economico si può innescare un meccanismo in cui ricrei accesso, ricreando accesso ricrei capitale sociale e ricrei anche ricchezza per le persone. Distribuito. È un tema complicato da analizzare. Io quello che vedo è il rapporto fra questo tipo di sforzo sociale, comunitario, e quella che è la sfera invece statuale. Perché lì invece si rompe il meccanismo, perché o tu hai la forza d'urto per cui intervieni, perché anche l'evasione fiscale è una forma tutto sommato di comunità finanziaria. Io dico, io gestisco, perché devo lasciare allo Stato quello, il proprio potere di prelievo, di imposta, appunto, no? La forza, la violenza di tirar fuori la mia ricchezza per gestirla in mio nome. E lì c'è il problema della relazione fiduciaria, che infatti non ci fidiamo delle istituzioni, quindi siamo evasori. Ma la stessa comunità gestisce risorse di evasione. I problemi comunque sono quelli che fa la comunità, cioè, andando per ordine, perché si sollevate diverse questioni. La sinistra, soprattutto l'ex PC, ha combinato un sacco di casini qua in Italia, prima di tutto è stata la liberalizzazione finanziaria, aveva sposato la liberalizzazione finanziaria in pieno, non l'ha fatto solo PC, l'ha fatto tutto il mondo. Questa è stata l'apertura di quelle che sono le condizioni di indebitamento eccessive, di quelle che sono poi il dominio della... Uno è andato a cavallo. E l'altro avallo è stato quello dell'ideologia dei manager, della tecnocrazia, che ha portato a corruzione, che ha portato a separazione, eccetera, due errori capitali. In ogni partiamo da quelli, però il discorso della comunità, come si diceva prima, non si può ritornare indietro agli elementi di... C'è una comunità che può essere un elemento culturale distintivo rispetto a un ordine di individui standardizzati, che è quello appunto della relazione sul territorio, con il mondo della vita, e poi ognuno poi anche il discorso, quando diventa un processo di costruzione, anche quello è una roba da costruire collettivamente, non puoi... Però cos'è che ti fa la comunità? Possiamo metterci a scrivere dei libri, sono le pratiche.
come dicevo prima, devono essere pratiche economiche adeguate, ma le pratiche non è che me le invento io, le devi immaginare sulla base dei problemi. I problemi che abbiamo oggi di fronte, sia quelli che diceva Gian Pietro, sono anche molto più grossi. Sono molto più grossi a volte, non sono più problemi degli anni 50, 60, 70, per la prima volta è il fallimento della crescita. La crescita non funziona più perché ogni rilancio è sempre peggio, qua sta portando impoverimento, non da adesso, da 30, 40, da 30 anni. In termini assoluti da 30 anni, perché noi ce ne accorgiamo adesso, no. Io analizzavo, poi avevo delle discussioni feroci con i miei amici negli anni 90, fine anni 90, i rapporti qui tra costi per una casa e salari erano già diventati di 5 volte più sfavorevoli, erano impressionanti, nessuno se ne rendeva conto che si stava guadagnando molto. Quel problema lì è enorme, è ancora adesso il problema dell'impoverimento, ma è solo una piccola parte, perché qua, perché io parlo di denaro, perché il problema della costruzione sociale del denaro che è fallito, l'ho detto prima, i dati essenziali. Qui bisogna ricostruire il sistema monetario, completamente, ma non è che me lo invento io, è fallito il processo della crescita, perché devi pensare a altri modi di valorizzare le risorse economiche, devi pensare a un'economia che dà occupazione di qualità a tutti, il problema della riduzione dell'orario del lavoro coatto, dell'ampliamento delle attività che svolgi, sono problemi fondamentali che negli anni 60 ci arrivavamo, li hanno dimenticati perché c'è solo il debito, c'è solo il tasso di interesse, il sistema monetario adesso non è uno strumento neutro, col fisco è una costruzione che si lega dietro i sistemi di interesse, ti fotte 40 anni della tua vita, che devi dare 40 anni della tua vita, della famiglia, 600-700 euro all'anno, per, al mese, 7-8 mila euro, è un sistema insostenibile, sei già servo, non puoi lavorare più, è una cosa, va ricostruito. Siccome non sono utopie, per la prima volta nella storia l'ha fatto il sistema finanziario, ha sganciato il denaro dalla base aurea, ne ha fatto un puro sistema di credito che ha la funzione di denaro solo perché viene garantito dalla comunità politica. La comunità politica è stata svenduta dai tecnocrati al potere finanziario, ma non è un processo che dura per sempre. Alla prossima crisi sistemica, che sarà fra qualche anno, ogni 50 anni ce n'è una, è sempre stata così, e anche il liberalismo se ne uscirà di scena, perché è sempre stato così, 50 anni di statalismo e 50 di liberalismo. La prossima uscita di scena, il sistema finanziario ha chiuso, baracca e burattini, i problemi sono i problemi reali, non è come li invento io, problemi reali che sono insostenibili, lo dicono tutti ormai, non fai più avanti questo sistema monetario qua, è imploso in termini di struttura, non ha più nessuna base, è una cosa di... solo un'aspettativa ormai ipertrofica di crescita, 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 che è solo crescita monetaria. Il sistema di base non può più crescere in un'economia di servizi, cresce solo in maniera piccola, e questo come lo affronti? Pagando interessi, cosa servono gli interessi? Gli interessi servono a far crescere, ma è una società che non può crescere e continua a far pagare. Qua non sono utopie, sono dati di fatto strutturali con i quali stiamo imparando a fare i conti adesso. Posso aggiungere solo una cosa più piccola? C'è un tema secondo me che va affrontato. Ce ne sono di grandi problemi, io ho detto solo quello ambientale e quello, il fallimento dei giovani, ma devi trovare risorse, lo fai su un nuovo patto sociale, lo fai su un nuovo programma di, progetto di programmazione, bisogna riprogrammare come dare, come distribuire il lavoro. La comunità deve riassumere quel peso che ha perso per 50 anni, lo riassumerà, è una cosa andata di fatto inevitabile, lo riassumerà per sviluppare forme di programmazione, speriamo diverse, non di tipo autoritario, magari come una volta la pianificazione centralizzata, ma è inevitabile, si svilupperà. In questo sistema qua ci vuole anche un'altra forma di sistema di credito, io non uso neanche il termine, vedete, cioè, sistema di credito senza interessi, o con interessi a costo 1, perché ci sono degli insolventi, a costi di quello che è il costo di funzionamento del sistema, perché è lo Stato che dà l'elemento fondamentale della fiducia, della garanzia, del controllo di tutto, e quindi a chi devi pagare interessi? Non è più una sostanza scarsa che tu ce l'avevi un tot nel mondo, dipendeva dalle stazioni delle miniere, e qui se avevi quel pezzo dovevi pagare interessi perché era tolto a altri. Adesso il sistema di crediti non toglie niente a nessuno, ti metti in relazione alle attività che ci sono, non devi farlo oltre a quello che hai, perché sennò avrei inflazione, ma non è più. Sì, cioè, no? Conosco la discussione in Germania, ci sono delle posizioni molto differenziate su questo, e vorrei che ne parlassimo, perché forse dovremmo anche, almeno la mia conclusione è questa, insomma dovremmo renderci conto che noi abbiamo vissuto una grande illusione di democrazia a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
cioè non abbiamo, diciamo, questa cosiddetta democrazia, tra virgolette, ha funzionato nel primo momento della ricostruzione, in cui appunto, lo sapete tutto, non ve lo devo spiegare. Da quando c'è brutto tempo fuori, la democrazia non funziona più, quello che hai detto tu, è svolta. Ma non solo perché non funziona più come rappresentazione, ma perché noi viviamo in Europa in delle società che, dal punto di vista patrimoniale, sono delle società oligarchiche. Cioè in Germania, in Italia, abbiamo gli stessi rapporti come nell'America Latina, cioè l'1% della popolazione, o poi 10, cioè possiamo fare vari numeri, ma più o meno è così, dispone nelle nostre società europee di più del 50% del valore complessivo, e gli ultimi, insomma, voi sapete tutte queste, conoscete queste cose. Allora, in società che si basano su delle strutture oligarchiche dal punto di vista economico, in cui c'è un dislivello, perché scusate, io conosco un po' la Germania, lì il grande mito della società della Mittelschicht, cioè delle classi medie, è una balla, scusate, c'è, sì, è un po' più grande di qua magari, però non regge, assolutamente non regge, non esiste. In Germania abbiamo gli stessi rapporti di proprietà, di cose. Ecco, allora, se torniamo al 1789, alle tre richieste, appunto, cioè una democrazia che non è anche una democrazia sociale, cioè che non ha la stessa base detto in altre parole, che ha questi enormi dislivelli come li abbiamo, non può funzionare. E quindi è lì, vabbè, questo è un discorso che ho già fatto. Secondo me bisogna riprendere tutto il discorso della produzione, del modo di produzione, ma anche della distribuzione. Cioè, il fatto che abbiamo questa enorme bolla finanziaria dipende anche dal fatto che è l'enorme aumento della produttività soltanto negli ultimi 100 anni, ovvero, cioè, da dopo la prima guerra mondiale, da quando esiste la giornata lavorativa di 8 ore, no? Noi da allora, almeno in Germania, da allora si lavora 8 ore al giorno. E noi 100 anni dopo continuiamo a dover tutti lavorare 8 ore al giorno, ma non sta in piedi, perché l'enorme aumento della produttività, il profitto di questo è andato quasi unicamente a quello che una volta si chiamava i padroni. La quota dei salari si è addirittura ancora ridotto, siamo sempre lì, e quindi io penso che se non si interviene su questo, e noi abbiamo una disoccupazione strutturale di massa di milioni e milioni di persone che abbiamo in Europa e poi nel resto del mondo, se non ridistribuiamo l'orario di lavoro e tutte queste cose qua, non arriviamo da nessuna parte. Questo quindi... Allora, io provo a fare un esercizio complicato, che è un tentativo di sintesi di 3-4 cose. Volevo solo dire una cosetta, io velocissima. Una proposta, sì. Tieniti un attimo, gli ultimi 3 interventi, ma rapidissimi. No, io faccio proprio delle frasi, 1, 2, che butto là. Perché, però poi chiudiamo, perché... Lo vuoi fare tu prima? No, io volevo dire, insomma, solo una cosa. La rivoluzione stasera, io... magari la rimandiamo. Magari la sì. Io volevo dire solo una cosa, ma il quadro che voi fate è un quadro nel quale la soluzione è la guerra di tutti i mali. E così ha sempre funzionato. Esatto, perché date un quadro nel cui la guerra fa anche, crea anche la comunità, e qui perché si sì, perché la guerra, dopo, alla fine della guerra, ritorni alla comunità locale, e quindi io lo vedo un quadro di completamente di guerra. Cioè, non vado via qua convinto che di una soluzione, cioè, in questo modo, ma convinto che la guerra è molto più possibile di quello che me ne rendessi conto io.
se non ci sarà? Ma siamo già in mezzo a un mucchio di guerra. Posso fare un intervento? Io volevo solo dire una cosa. In condivisione di alcune ipotesi di lavoro, perché poi prima, che non è voglio fare conclusione, voglio capire se siamo d'accordo, se su tre o quattro cose possiamo intenderci. Prima c'è Franco e Vittorio, ma anche lei, perché la domanda è rivolta. Quindi scusami, hai sempre la parola io. Sì, fai pure, dopo... Dico una cosa velocissima, io non è... La mano invisibile funzionava perché lui stesso parlava di uomini operosi. Uomini operosi voleva dire anche collaborativi in un certo senso, perché se no la mano invisibile te la saluto. Ora, siamo sicuri che una crisi di enorme narcisismo che coinvolge praticamente tutto il mondo occidentale, aspetta a te a questo punto rispondere, o questa crisi di narcisismo, non più l'individualismo, proprio la chiusura narcisistica in sé, non impedisca anche l'evoluzione in questo senso. Quando Gilberto parlava di spinte associative, io su quel punto non ero d'accordo, perché la miniaturizzazione associativa è tale per cui ci si vede solo fra presunti simili o fra presunti interessi, ma null'altro. Sì, sì. Okay. No, io volevo dire che non è stato, secondo me, mi sembra, messo abbastanza il punto sul fatto che le risorse terrestri stanno completamente diminuendo. E che quindi questa è la base anche su cui si dovrebbe, secondo me, ragionare per una ridistribuzione degli orari di lavoro, ridistribuzione del lavoro, riconversione industriale, il tutto partendo da un'educazione dei consumatori, questa parola che hai detto tu prima, parlando proprio dei consumatori, come comportarsi come consumatori rispetto al fatto che che c'è sempre più carenza, cioè parlare per esempio di risorse ambientali riciclabili, di immondizie che stanno sempre di più aumentando, che stanno sempre di più inquinando il pianeta, mettendo l'accento maggiormente, secondo me, più sull'ambiente che non su queste dinamiche di moneta e di credito, che io poi francamente, scusate, ne capisco pochissimo di queste cose qua, però... Per quanto riguarda l'ambiente, noto che stiamo andando verso un degrado sempre maggiore, dovuto anche al fatto che il consumatore, in un certo senso, non è abituato, attraverso una sua educazione, ad avvalersi di determinate conoscenze tecniche, anche di quelle che sono l'agricoltura biologica e altre questioni. Dopo, casomai, si può approfondire questo discorso. Certo. Sì, è più centrale in quello che facevo, perché sulle scienze ecologiche dovrebbe servire proprio questo, e poi anche le monete servono a queste, che sono monete senza crescita, quindi sono monete per la cura e che premiano solo la cura dei patrimoni e la riproduzione dei patrimoni. Io non l'ho dato per scontato perché non sono esperto di monete, però è cruciale, è centrale, è la base. Però io, ecco, e insieme anche le relazioni umane, cioè l'ecologia in senso completo, perché a me interessa tanto il degrado ambientale, cioè il degrado ambientale, tanto quello naturale quanto quello relazionale, simbolico. Assolutamente. E la di benessere e di salute, oltre che di la perdita, cioè questo è il doppio. Io calco di più su quello relazionale, a perdere comunità, perché mi però... Provo a dire alcune ipotesi di dove siamo arrivati, cioè delle ipotesi di sviluppo di dove siamo arrivati. Mi pare che ci sia un'analisi non necessariamente condivisa sul grado di collasso del sistema sui tempi. Sicuramente c'è una dimensione di vitalità di questo sistema, cioè voglio dire che riesce, è vero che sta amplificando i livelli di contraddizione, ma altrettanto vero che ha ancora una sua vitalità nel rispondere. Quindi per esempio accanto alla quella che chiamiamo la complementarità comunitaria, possiamo chiamarla così, cioè il fatto che esistono delle strategie di comunità che si mettono in atto, no? Che sono di difesa e di risposta a una difficoltà, ci sono anche delle strategie complementari sul piano istituzionale, perché questo sta crescendo, non è che i sistemi siano anche dal punto di vista finanziario ossificati. Faccio un esempio
banale, ma insomma di cui mi occupo in un piccolo pezzettino. C'è tutto un tema sui rendimenti, per esempio, finanziari, che non è più collegato soltanto a un discorso sul tasso di interesse così come lo intendiamo, ma c'è un discorso di rendimento finanziario, di rendimento sociale, ambientale. Ci sono degli indicatori che mai cominciano ad essere quotati a livello anche di borsa, dal punto di vista dell'impact investing, cioè dei sistemi in cui tu hai un risparmiatore o un investitore istituzionale che è interessato, perché ridi te? No, che fai con la faccia lì? A cui in realtà tu dai valore economico a un sistema di indicatori di rendimento, per esempio sul fatto che c'è in un indicatore composto una parte di redditività, diciamo, relativamente piccola, quindi il concetto di investitore paziente, e nello stesso tempo dall'altro invece di rendicontazione sul piano di quello che è l'investimento che si produce attraverso questa attività, quindi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è una strategia istituzionale, non è una strategia comunitaria, cioè sono istituzioni che si mettono in campo, che formano fondi di investimento di primo livello, di secondo livello, fondo di fondi, eccetera, eccetera, cioè quindi che mettono in gioco anche risorse importanti in prospettiva. Quindi c'è una vitalità del sistema che non va trascurata, accanto, che in qualche modo è la vecchia risposta, se volete, della socialdemocrazia di fronte alla crisi capitalistica. Cioè, non è vero che no, il problema è quando è, quando è che il dibattito è tutto sulla caduta tendenziale del saggio di profitto. C'è anche, nello stesso tempo, un pezzo che dice no, insomma, possiamo costruire un capitalismo che in qualche modo è più o meno sostenibile sul medio termine. Quindi questa non va, secondo me, trascurata, questa cosa. Detto questo, però, secondo me è interessante sul locale concentrarsi sulla dimensione della complementarietà comunitaria, cioè su effettivamente interrogarsi praticamente però sul dibattito in cui lui è pessimista e io sono più ottimista, sul fatto che sia possibile costruire sistemi di produzione di capitale sociale a livello comunitario attraverso la finanza. Però questa roba qua... A livello comunitario, inteso europeo? Di prossimità. Allora, questa cosa qua però, a mio avviso, che ha una funzione molto semplice, che è quella di dire, siccome oggi la circolazione monetaria o creditizia è quella che in qualche modo riduce anche il potere d'acquisto, questo è un tema su cui è possibile confrontarsi, cioè esistono relazioni di credito-debito fiduciario di comunità che sono attivabili concretamente. E su che tipo di ambito? Sia di persone che di beni e servizi. Questo secondo me è una cosa molto concreta su cui bisognerebbe interrogarsi. Però mi piacerebbe che questa cosa fosse collegata anche a una dimensione pubblica, perché la finanza pubblica in questo ha una rilevanza fortissima. Quando tu parli di cura, il problema è banalmente che a Venezia tu hai un sistema di welfare, di politiche sociali, che si sta smantellando proprio per una ragione di razionamento delle risorse finanziarie pubbliche. E che allora anche lì la cosa è complicata, perché? Perché una risposta potrebbe essere molto semplice, quella della sussidiarietà cattolica, voglio dire, che è Caritas, Betania, che è Compagnia delle Opere, che è tanta roba, e che noi che stiamo più o meno tutti quanti a sinistra non è che abbiamo mai visto tanto bene questo tipo di sussidiarietà. Allora vorrei che poi la complementarietà comunitaria sia quella roba per cui dici, siccome smonto il sistema pubblico, ecco che costruisco il sistema sussidiario. Cioè, questo è, essere pagati anche, no, questo voglio dire che questo è molto perverso come meccanismo, laddove c'è il problema del capire quali sono gli ambiti di accesso, perché poi i veri esclusi sono i meno attrezzati a entrare anche nelle comunità evolute. E anche questa non è se io sono veramente... Quando è che sono un miserabile? Quando sono non soltanto povero di beni e servizi, di potere d'acquisto, ma sono un miserabile in quanto sono privo di relazioni sociali. Cioè sono miserabile in quanto non ho capitale sociale e quindi sono anche incapace a stabilire relazioni anche sul piano del linguaggio stesso, no? E questa è un'altra bella partita grossa da affrontare. Chiuderei dicendo, il tema dell'educazione finanziaria è molto importante, perché la riappropriazione del sistema finanziario passa attraverso la ricostruzione delle priorità, dei bisogni, sì. E i problemi dei disastri che ci sono stati in Italia. L'Italia era il paese che usava meno carte di credito al mondo, assieme al Giappone, eravamo noi il Giappone, e avevamo una professione del risparmio molto alta. Quando comincia a introdursi il sistema di commercializzazione delle carte di credito, sostanzialmente a metà degli anni 90, ma il grosso boom a partire dagli anni 2000,
questa cosa diventa potentissima, perché da una parte sana, quello che diceva lui, il fatto che c'è ormai una concentrazione della ricchezza, una distribuzione iniqua della ricchezza, del reddito, per cui attraverso la carta di credito tu tamponi questo tipo di situazione. Quindi la risposta alla finanziarizzazione è per velare quello che è il livello di contraddizione della distribuzione del reddito. Sì. Ma dall'altra parte produci dei sistemi di desiderio e di distorsione dei modelli di consumo che certo. portano al sovraindebitamento e ai disastri delle persone. Distorsione allora, dei modelli di consumo proprio, sì. Ultimo punto sì. che credo sì. Che andrebbe affrontato è: esiste una finanza di comunità che si fa pubblica? E lì la butto lì. Esistono strumenti di finanza sociale, anche questo, sia sul piano istituzionale che sul piano comunitario, che cominciano a lavorare, che per esempio danno risposte anche di soluzione della finanza pubblica. Non so se avete mai sentito parlare di bond di distretto, cioè o di bond di scopo, cioè l'emissione di titoli obbligazionari che sono finalizzati e che sono concertati all'interno della comunità di riferimento, anche evidentemente anche con l'istituzione, in questo caso comune. E che questa cosa, fra l'altro, apre l'altro tema che è di grande attualità sull'azionariato popolare, cioè anche sulla dimensione proprietaria, cioè io, visto che la finanza produce patrimonializzazione, cioè controllo delle nostre vite attraverso il patrimonio, attraverso l'acquisizione di controllo e di comando sui beni pubblici e sui beni comuni, l'unica maniera è la risposta anche di azionariato popolare per poter riappropriarsi di forme, no, di spazi autentici di democrazia economica. So, mi vengono in mente queste 4-5 cose qua, insomma. Sono rimasto con una domanda che dovevo porre, l'avevo posta all'inizio e poi però la ripropongo adesso. Sì. Il problema di fondo però personalmente in questa fase era quello di decidere, cioè di vedere se c'è interesse, se si fa un gruppo di studio o se si fa un gruppo di intervento politico. Il percorso lì è diverso, il percorso delle monete e del rifinanziamento viene alla fine perché è un discorso più difficile. All'inizio invece c'è il problema del... dei bilanci partecipati o ancora prima l'audit sul debito. Salve, arrivederci. La cassa dei poi del prestito, che sono già campagne che sono già in corso e quindi sono legate all'esigenza e bisogno di sensibilizzazione della gente rispetto al fatto che il debito è creato dal sistema di tasse di interesse, attività corrotta tante volte degli agenti che vanno a comprare i fiuti come ha fatto Costa con i soldi pubblici e poi ovviamente tutti nella... Quelle tematiche lì dovrebbero essere prioritarie, ad esempio, rispetto alla questione delle monete. Sulle monete magari si ragiona in termini di... la questione poi per arrivare